E io l'ho detto, guarda, la ginnastica o sport è una cosa semplice nei movimenti, c'ha le regole, c'è da imparare, le insegnano anche a scuola, che vengono fuori i maestri di sempre ginnastica o insegnanti, come li chiamano. Però è un po' aristocratica per me, né la gente che può andare a fare sport per imparare, per stare con gli altri, che poi fa bene alla salute e tutto il resto. Perché? Perché non è la portata di tutti. Perché? Perché io per fare qualcosa devo andare a Fano, ho detto, no. Per andare a Fano ci vuole la macchina, per andare a Fano ci vuole il tempo. Ma se ci fosse qualcosa, anche qui una piccola palestra, che ci potessero andare tutti anche senza pagare, anche senza venire da lontano. Ci vorrebbero le palestre nelle scuole, come ci sono, c'è qualcosa. Ci vorrebbero le palestre a chi sta in ufficio, quando si muore, quindi sta fermo per forza. Ma se ci fosse la palestra al Comune Santo Ippolito, per chi lavora nel comune, Fossombrone e Pesaro e provincia, sarebbe più pubblicizzata, sarebbe più alla portata di tutti, no? Quando i miei figli erano piccoli, se mi ricordo e lo vedessi, lo rimprovererei così più o meno, perché il maestro insegnante di ginnastica, che chiamano alle medie, mi sembra che era quello che il figlio era lui, che andava a scuola e il professore dopo parlare con i genitori, andiamo. Sono andati lì, io ho chiesto che dovevano insegnare, perché viene a mancare, fanno quei quattro movimenti, ma non è una ginnastica. Un ragazzino di 14, 13, quanto fanno le medie, dovrebbe fare di più, perché sì, l'energia ce l'hanno. Hanno quindi energia, hanno volontà, e gli piace perché è in gioco, fare di più. Ha detto, noi dobbiamo stare alla regola, noi dobbiamo insegnare la ginnastica, ma non per lo sport. Allora non facciamo niente di più, tranquillo. Però i campioni in Italia, se c'è qualche isolato perché gli piace, perché ha azzardato ad imparare, ma se no è menefreghismo in poche parole. E dopo magari quando c'è l'Olimpiadi, che viene chiamato non atletica, le Olimpiadi atletica, no, i giochi olimpici, sì. perché quando anticamente si riunivano per giocare, c'è almeno sul libro, i libri in casa ci sono, perché i figli, cosa c'è? C'è che quei libri dicono che la Grecia fermava anche la guerra, smetteva di fare per la guerra giocare. Per giocare i giochi olimpionici per fare. Dunque allora, fin da allora, ancora non abbiamo capito né altro. No, l'uomo non impara mai, tanto inutile, quindi. E dico, abbiamo capito che i ragazzi, o l'uomo per vivere bene deve fare anche giochi, anche movimenti di fisica, eccetera, sennò scherzosamente si dice ci si arrugginisce. Se l'altro che non fa movimenti, magari c'è un fisico più gracile che non è sviluppato perché ha trascurato, e ha bisogno anche dell'ospedale, ha bisogno di curarsi, te, facendo questo, te allo Stato gli chiedi niente e tu gli dai, perché trova giovamento lo Stato, perché uno facendo sport sta meglio e quindi non deve andare all'ospedale, non ha bisogno di medicine, non ha bisogno di tante cose. Non dico, uno che fa sport ha meno bisogno di stare a spese dello Stato con l'ospedale, con le medicine, tanto di dare qua, se sta male veramente. No, dico, è tutto un guadagno per lo Stato e per te. L'uomo per vivere bene deve mangiare, la base, mangiare, dormire, muoversi, perché se sta fermo
non dico si arrugginisce, ma si ammala, si ammala, sta sempre seduto, si ammala. Allora perché non fare movimenti? Perché non, se è questa la via da, per star bene, e bisogna seguirla, quella di muoversi, fare ginnastica. Perché io penso, se io sono arrivato, sono arrivato. E perché ho fatto quello che si dice, quello che dicevo prima, se no altrimenti sarei un poltrone come tutti gli altri. No? Sì, sì. E forse sarei male, forse sarei stato in ospedale. Io in ospedale sono stato per altre ragioni, non per la salute della bronchite o della polmonite, o perché il braccio mi faceva male, perché io non so, facevo quello che non dovevo. E così siamo ancora indietro, sullo sport siamo ancora indietro. E così siamo dentro a sto sport, non diciamo abbandonato, ma manco elogiato. Siamo tristi. Ti posso lasciare e dirti che con lo sport la vita è bella. Lo sport fa bene, lo sport ti dà salute, lo sport ti dà gioia, ma cosa volete? Cosa volete di più? Cosa volete da sto sport? È vero, ti dà tutto. Un'altra cosa devi dire, questo è importante, devi dire che lo sport occorre per la, prima di tutto perché la fa da salute, lo sport dà la soddisfazione anche di vita, ma lo sport ti aiuta a vivere e ti dà gioia di vivere, aiuta e ti dà anche gioia. Ma inseriamo in questa società più sport, ci sarà più gioia.